Benigni! Buongiorno a tutti. Allora, è stata la settimana di Sanremo, la settimana nella quale gli italiani hanno ritrovato improvvisamente il loro amore per la patria, grazie a all'ora o quasi di performance di Roberto Benigni sull'Inno Nazionale e dintorni. Naturalmente non è qua in discussione la bravura di Benigni, che è stato sicuramente bravissimo, soltanto un grande attore può tenere incollati per 50 minuti milioni e milioni di italiani, il cui livello di attenzione grazie a questo modello televisivo è pari a quello di un lombrico, incollati al video per parlare di risorgimento, di mameli, di valori, di storia, di cultura. Quindi non è in discussione sicuramente Benigni, che ha fatto una grandissima performance. In discussione magari è il messaggio che è uscito da quella performance. A me, quando l'ho rivista il giorno dopo su YouTube, aveva lasciato in qualche modo perplesso il messaggio che ne usciva, anche se non riuscivo bene a esprimere quel disagio che sentivo nel riascoltare Benigni. Lì il municipio si è scinta la testa, dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Sembra scritto dal PD. Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Perché un momento come questo, alla vigilia delle celebrazioni, immaginate i fiumi di saliva, l'orgia proprio di retorica che ci sarà per il 150enario dell'Unità d'Italia, rischia di diventare, con questo tipo di retorica da volemos e bene, un'occasione per annullare le differenze, per annullare il dissenso, per annullare le voci critiche e per organizzare un gigantesco abbraccio nu dove non si riesce più a distinguere quello di cui dobbiamo essere orgogliosi e quello di cui invece dobbiamo vergognarci. Io personalmente in questo momento, se dovessi dire che sono fiero di essere italiano, direi una bugia. Io mi vergogno di essere italiano. E quindi come fanno quelli che si vergognano di essere italiani a celebrare i 150 anni insieme a quelli che diranno di essere fieri di essere italiani? Io sarei fiero di essere italiano se la classe politica fosse quella di 150 anni fa, ma oggi la classe politica è il contrario di quello che era 150 anni fa. E come si fa a festeggiare lo stesso evento quelli che si vergognano oggi di essere italiani, proprio perché sarebbero fieri di esserlo, con la classe politica e con il popolo italiano di 150 anni fa, che era molto diverso da quello di oggi, insieme a coloro che invece non vedono nessuna differenza, o magari pensano addirittura che al governo abbiamo Cavour redivivo. Non dimentichiamo che abbiamo al governo uno psicopatico che ha addirittura dichiarato di essere il più grande presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni. Non so se abbia detto italiano o se abbia lasciato più nel vago la cosa, in modo che qualcuno potesse pensare che lo è addirittura a livello mondiale o, non poniamo limiti, planetario o intergalattico. D'Italia c'è 150 anni, per una nazione che sono? Niente, una bambina, una minorenne. Personalmente credo che ci siano molti motivi per vergognarci in questo momento di essere italiani. L'altro giorno sul Fatto abbiamo raccontato un caso veramente avvincente, e cioè un ministro dello sport e della cultura che si dimette perché sono uscite alcune sue foto che lo ritraggono abbracciato a delle ragazze molto giovani, e in una foto lo si vede con la mano su una chiappa di una di queste ragazze, e in altre ci sono dei balli, dei baci, degli abbracci, è la festa di San Valentino. Questo ministro si chiama Josef Abinezza o Abinezza,
ed è ministro del governo ruandese, o meglio era ministro del governo ruandese perché quando sono uscite quelle foto si è dimesso all'istante. Naturalmente ogni riferimento a persone o fatti o cose accadute in Italia è puramente intenzionale, nel senso che da noi c'è un Presidente del Consiglio che non solo è stato fotografato con le mani addosso a delle ragazze, ricordate le foto di Villa Certosa, ma è rinviato a giudizio per induzione alla prostituzione minorile e per concussione. Ma a differenza che nel Ruanda, in Italia non si usa di mettersi per queste quisquiglie e noi dovremmo dirci orgogliosi di essere italiani, visto che a rappresentarci nei festeggiamenti per i 150 anni non è Cavour e nemmeno Abinezza, è Silvio Berlusconi. Io credo che l'unico modo per festeggiare con orgoglio i 150 anni sia quello di ricordare chi ha fatto l'unità d'Italia, non permettendo ai signori che stanno infangando le istituzioni oggi di pronunciarne nemmeno il nome. Qualche mese fa Massimo Gramellini, che come me è un cultore di Cavour, forse perché siamo entrambi torinesi, ha scritto queste tre righe con cui vi lascio. Dall'archivio di Cavour è spuntata una lettera all'alleato Urbano Rattazzi, in cui fra il serio e il faceto il conte denuncia il suo imbarazzo per avere ricevuto in dono una trota pescata in acque demaniali e quindi di proprietà pubblica. Pensate a cosa andavano a pensare. Va detto che gli scrupoli di quel grand'uomo, Cavour, abbracciavano pesci anche assai più grossi. Quando il banchiere Rothschild gli propose una speculazione finanziaria sui titoli di certe ferrovie, Cavour lo ringraziò come amico, ma lo diffidò come presidente del Consiglio dal fargli proposte che contenessero un così lampante conflitto di interessi. 17